qualche ricordo particolare su Michele Sindona? Ma guardi, non è che faccio una valutazione io, l'hanno fatta delle eminenti professori universitari, perché io l'ho ascoltato a Washington un giorno a una lezione universitaria alla università, e il quale vedevo e osservavo con quale disinvoltura rispondeva a tutte le domande che gli venivano fatte in materia finanziaria, economica, da parte degli studenti universitari degli Stati Uniti. Era un uomo di grandi capacità intellettive, particolarmente portato alla finanza, e secondo la mia valutazione sarebbe stato un magnifico ministro delle finanze o governatore della Banca d'Italia.1979. Nella commissione ormai, espulso Badalamenti, Bontate è ormai isolato. La maggioranza consolidata segue, senza esitazione di sorta, Salvatore Riina. E Michele Greco, l'uomo che quella commissione dovrebbe presiedere, è ormai un pupazzo nelle mani di Ucurtu. Ma è montata delle conferenze che mi erano a mia, erano che aveva tutta la commissione, non l'aveva d'accordo. Perché quando dovevano fare una cosa, la commissione, non è che ci dicevano Stefano viene alla riunione, che c'è questo, o Pidopanno viene, o tutto ci inserirlo. Decidevano tutto loro la rimanenza della commissione perché li volevano proprio mettere da parte. E come infatti hanno fatto, tanti omicidi senza bontà partecipare e rimaneva a guardare, perché erano soli. Quindi le lamentele erano che la commissione deliberava di commettere dei crimini Sì. senza che lui ne fosse informato. Neanche lo formarono perché la maggioranza, come lei mi impara, vince sempre la maggioranza. Gli schieramenti sono da una parte c'è Stefano Bontati, Salvatore Inzerillo, Gigino Pizzuto, Rosario Riccobono. In questo momento non ricordo altri, che venivano informati delle cose che accadevano in seno alla Commissione, sempre con ritardo. E quando dico questa cosa intendo dire, per esempio, morte di capitani dei carabinieri o colonnelli dei carabinieri uccisi in azioni violente, e loro, questi nominativi che ho fatto prima, non erano a conoscenza di queste decisioni, decisioni che venivano comunicate dopo. Venivano anche respinte quando si chiedevano a queste persone chiarificazione dicendo: ma adesso facciamo riunione per difendere gli sbirri. Bontate ha addirittura difficoltà ad essere rieletto come capofamiglia. Lei ha partecipato all'elezione di Stefano Sì. Bontate. Stefano Bontate fu nominato. Non assoluto, nelle votazioni non fu assoluto, perché c'erano i signori della nostra famiglia che erano infiltrati per essere uomo d'onore, però che all'ultimata l'hanno tradito e già erano infiltrati dei signori corleonesi, mensi nostri. Anche perché Giovanni Bontate era una persona
che non andava tanto d'accordo col fratello e a volte sballava sia con Rosario Riccobono sia con Pippo Colocco, con le persone che lui di turno cercava di rivolgere a mettere in cattiva luce il fratello. Quindi i rapporti tra i due fratelli erano tesi allora? Sì. Sino al punto che gli stessi, per esempio, non so, non si scambiano. Non è che erano tesi nel senso pubblicitario, nel senso che erano di diversa natura. Giovanni era molto più ambizioso, ma il suo comportamento si poteva solo alludere al fattore che era fratello, ma se sarebbe stato un altro semplice uomo d'onore della famiglia non si sarebbe potuto comportare in quella maniera. Ma erano fratelli, allora lui ne abusava di questa. Ma i rapporti tra i due fratelli continuavano formalmente, nel senso che si scambiavano visite, che uno andava a trovare sì, l'altro? Sì, avevano anche la proprietà in comune, avevano Maiocco, avevano comprato a Campobello di Mazzara, avevano comprato altre proprietà, quindi non è che era una cosa completamente così micidiale, solo che la natura di Giovanni Bontade era una natura molto era perversa, una natura molto... era cattiva la sua natura, specie che era molto attaccato ai denari. Giovanni Bontade. Giovanni Bontade. Anche se Stefano non era di meno, ma Giovanni era molto più ambizioso. Ambizioso, cioè nel senso di volere conseguire a qualunque costo sì, avrebbe la voluto, ricchezza, perché l'arricchimento. C'è stato anche un periodo che insieme alla nostra famiglia c'è stato un piccolo complotto, il quale Giovanni Bontade avrebbe voluto prendere il posto di Stefano Bontade, approfittando che Stefano Bontade era un po' inviso all'esterno. In quale tempo? Prima delle nostre, naturalmente delle votazioni dell'80, il periodo è iniziato dopo il 78, dopo che c'è stato quel furibondo discussione, lui ha cercato di mettere... Avrebbe voluto prendere il posto di Stefano. Tanto che era stato spalleggiato da Pietro Loiacono, Giovan Battista Pullarà ed altri della nostra famiglia. Ma io ero neutrale a tutto questo, perché io dicevo sempre il mio è un voto che devo dare, quando sarà lo saprò io a chi darlo. E queste vicende che lei sta dicendo ora sono a sua personale conoscenza? Certamente. E Stefano Bontade naturalmente era a conoscenza di questo disegno del fratello di tentare di prendere il sì, suo posto? Sì, tanto che gli ha levato tutto dalle mani. Giovanni Bontade... E cominciava a fare regali in seno alla famiglia, chi regalava l'orologio, chi comprava la macchina. Pietro Loiacono ha regalato la macchina, Nino Bontà ha regalato la macchina, a me ha regalato un accendino d'oro, Salvatore Contorno. Cercava di attirare la simpatia del seno alla famiglia, perché appunto voleva, spalleggiato anche da Pietro Loiacono e da Giovan Battista Pullarà, che volevano che Stefano Bontade fosse estromesso dalla famiglia di Santa Maria di Gesù e mettere lui al posto di Stefano Bontade. E oltre quei soggetti che lei ora ha menzionati come simpatizzanti, anzi addirittura che quando una famiglia è forte, favoreggiatori di questo disegno del Giovanni Bontade, altri soggetti erano accanto a Giovanni Bontade nel tentativo di portarlo al posto di Stefano Bontade? Sì, ho parlato già, ho detto dei nomi della nostra famiglia. Sì, e Saro Riccobono, tutto quello che lui sapeva quando, riguardante Stefano e di altre cose, anche in seno alla commissione, lui riferiva le cose negative a Giovanni Bontade, mettendo sempre, contribuendo a mettere in cattiva luce i due fratelli, fino a che Stefano Bontade ha scoperto il ruolo anche di Saro Riccobono e non c'è stata più tanta intimità. Tra i due, sì. Marzo 1979. A Roma viene ucciso il giornalista Mino Pecorelli. Diversi anni dopo verranno accusati di essere implicati, fra gli uomini di Cosa Nostra, Gaetano Badalamenti, Stefano Bontade, ormai defunto, e Pippo Calò, già al tempo indissolubilmente legato a Riina, che avrebbero usato per l'omicidio uomini della Banda della Magliana e terroristi di estrema destra. Maggio 1979. All'aeroporto di Punta Raisi viene effettuato un sequestro di due valigette contenenti $500.000.
è il pagamento di una partita di eroina sequestrata all'aeroporto JF Kennedy di New York. I canali del traffico sono sull'asse Turchia-Palermo-Nord America. È l'inizio dell'indagine statunitense denominata Pizza Connection. In Italia, Boris Giuliano, della polizia, inizia a collaborare con la DEA. Giuliano giunge a scoprire che i soldi del narcotraffico vengono riciclati in una filiale della Sicilcassa, il cui direttore è Francesco Lococo, cugino di Stefano Bontate. Vengono indagati diversi appartenenti al gruppo Bontate Badalamenti, fra cui Giovanni Bontate, fratello di Stefano. Nei meandri del riciclaggio, Giuliano utilizza anche i collegamenti risultanti dagli assegni trovati nelle tasche del boss Giuseppe Di Cristina il giorno del suo omicidio, un anno prima. Assegni che portano a Domenico Balducci, usuraio di Campo dei Fiori, vicino alla banda della Magliana, e soprattutto a Pippo Calò, ma anche al Super Sismi. Gli assegni sono firmati da Domenico Balducci ed hanno condotto a un libretto al portatore del Banco di Napoli, con 300 milioni di lire intestati a un nome di fantasia, che era stato usato dal banchiere Michele Sindona. Intanto, gli uomini di Giuliano fermano due mafiosi, Antonino Marchese e Antonino Gioè, nelle cui tasche trovano una bolletta con l'indirizzo di via Pecori Giraldi. Nell'appartamento ivi situato, i poliziotti scovano armi, 4 kg di eroina e una patente contraffatta, sulla quale è incollata la fotografia di Leoluca Bagarella, cognato di Ucurto. Lui guardava questa foto e diceva: ma io questa persona lo conosco, questa persona lo conosco. Il 15 luglio, tutto felice, mi chiamò: Tonino, corri! Vedi, l'ho identificato, è lui, Bagarella Leoluca. Era l'uomo più felice di questo mondo. Inoltre, in un armadio viene trovata anche un'altra fotografia che ritrae insieme numerosi mafiosi vicini al clan dei Corleonesi, tra i quali figurano i fratelli Giulio e Francesco Di Carlo, boss mafiosi di Altofonte, e Lorenzo Nuvoletta, camorrista napoletano affiliato a Cosa Nostra. Dopo la scoperta nell'appartamento di via Pecore Giraldi, arrivano telefonate anonime al centralino della questura di Palermo, che minacciano Giuliano di morte. Da una perizia fonica si scoprirà poi che la voce della telefonata è quella di Pietro Marchese, nipote del boss Filippo. Giuliano morirà. Giuliano morirà. Nell'avvertimento c'era proprio tutta la tracotanza mafiosa. Si guarda, non, noi mafiosi non siamo adusi a minacciare o a preavvertire del danno che stiamo per fare. Lo facciamo e basta, però nel tuo caso te lo vogliamo pure dire. Luglio 1979. Per approfondire le indagini sul riciclaggio, Giuliano si incontra con l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche di Sindona. Quest'ultimo, intanto, è detenuto negli Stati Uniti, ma ha riottenuto la libertà. Sindona ha riottenuto la libertà provvisoria sotto cauzione dopo essere stato incarcerato per 4 ore nel centro correzionale metropolitano. L'ex finanziere non potrà muoversi dall'hotel Pierre se non per andare dai suoi avvocati e sarà sorvegliato a sue spese da almeno 2 guardie di fiducia delle autorità federali. La sera dell'11 luglio 1979, Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore delle banche sindoniane, viene avvicinato sotto il portone della sua casa in via Morozzo della Rocca 1 da uno sconosciuto, che gli esplode contro 4 colpi di pistola 357 Magnum. Il killer è il malavitoso italo-americano William Joseph Aricò, assoldato da Sindona tramite Robert Venetucci, trafficante di eroina. Nei pedinamenti precedenti all'omicidio, Aricò viene accompagnato da Giacomo Vitale, il cognato di Bontate, che era stato in precedenza l'autore delle famose telefonate minatorie nei confronti dell'Ambrosoli. Ho assistito personalmente nell'ufficio di Giorgio Ambrosoli
attraverso l'interfono a due telefonate del, tra virgolette, picciotto, così noi l'avevamo denominato quel signore che telefonava, perché l'accento era chiaramente un accento siculo americano. Pronto l'avvocato? Sì. Buonasera, sono io. Sì, mi dite. Senta, avvocato, se le può fare piacere, ci volevo dire questo, dato che lei domani ha quell'appuntamento. Sì. Guardi che punta nel dito soprattutto sopra di lei. Io se le sto chiamando da Roma. Sì. Che sono a Roma e puntano il dito tutto su di lei. Chi? Come se lei che non vorrebbe collaborare. Sono questo? Io lo voglio mettere perché tutti sono pronti a buttare la colpa su di lei. Tutti non sia, da capo, sia da capogrande. Beh, mi sono spiegato, lei mi capisce, sia il capogrande che al finire a piccola, signor Cuce e compagni, danno tutta la colpa a lei, in modo che lei, perché mi crede veramente, io lo vedo e vedo che lei è una brava persona, mi dispiacerebbe che, perché loro puntano il dito su tutto su di lei. Ma puntano per che cosa, me lo spiega? Ma dice che lei non vuole collaborare e aiutare quella persona, capisce? Il grande, che lei sa chi è, sì. Ha detto che praticamente ha fatto telefonare a quello, mentre non, come ha detto lei, non è vero. Qui non ha telefonato. È quello, perché questo è il grande, ha telefonato tipo a New York, sì. Capisci? Sì. E ha detto che aveva sistemato tutto e la colpa la dava solo a lei. Capisci? Poi lei, io lo sto aspettando in modo che lei si sappia calcolare. Io le dico, Ciampi, non lo conosco, non posso neanche telefonare. Ma il grande ne ha capito chi è, no? Il grande immagino sia Sindona, no? No, il signor Andreotti. Sì, Andreotti? Sì. Oh. Ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto, ma che la causa è sua. Ma sono io contro Andreotti. Perciò ci dico, se sì, a guardare che lo vogliono mettere a lei dei guai. Va bene? Mi dispiace che non ho più gettone. La chiamo domani alle 12:30 all'ora. Benissimo, arrivederla di nuovo. Grazie italiana. Ascoltaci, l'avvocato Ambrosoli. Un attimo solo, prego. Pronto? Pronto, avvocato? Sì. Mi sono spiegato bene. Lei mi dice che Andreotti dice che la colpa è mia. Esatto, e io risposto... ha telefonato là, di sopra, no? Sì. Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non voleva collaborare per niente. Mi sono spiegato. Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia. Io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, Andreotti dice che io non voglio collaborare per cosa? Lui ha telefonato direttamente a quello, dicette io ho fatto telefonare da quel signore là. Ma il dottor Ciampi mi avrebbe telefonato, secondo Andreotti? Esatto. Come fa a inventarselo, Presidente del Consiglio? Perciò io lo sto dicendo io. Lei chiede in Banca d'Italia se il dottor Ciampi mi ha telefonato. No, io non chiedo a nessuno. Voglio che lei, insomma, si rende conto della situazione. Sì. E dopo noi altri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona. Sarebbe ora. Va bene? Va bene? E vengo con una bella busta. No, perché così ci guadagniamo. No, io... Come, avvocato? No, dico, non c'ho niente da guadagnare. No, va bene, che io lo vedo, non è una persona a posto, per cui io non mi sento, diciamo, di poter fare del male, se prima sono sicuro, che sono fregato. Luglio 1979. Boris Giuliano sta bevendo il caffè nella caffetteria Lux di via Francesco Paolo di Biasi a Palermo, quando Leoluca Bagarella gli spara a distanza ravvicinata, 7 colpi di pistola alle spalle, con una Beretta 7.65, uccidendolo. È stato ucciso nelle prime ore della mattinata il capo della squadra mobile Giorgio Boris Giuliano. Hanno telefonato da Palermo, hanno assassinato. Un assassinato. Boris. Successore di Boris Giuliano come capo della squadra mobile sarà Giuseppe Impallomeni, tessera P2 numero 2213, precedentemente allontanato
dalla squadra mobile di Firenze per un giro di tangenti e che inopinatamente dal posto numero 309 che occupava nella graduatoria dei vicequestori aggiunti era passato al 13° posto, fatto che gli consente di prendere il comando della squadra mobile di Palermo. Questore del capoluogo palermitano diventa Giuseppe Nicolicchia, di cui verrà rinvenuta, tra le carte trovate presso la fabbrica La Giole di Gelli, a Castiglion Fibocchi, la domanda di affiliazione alla loggia P2. Alcuni mesi dopo il delitto Giuliano, Calò si muove unitamente a un altro stretto alleato del Riina, Salvatore Madonia, affinché non vengano individuati gli assassini, incaricando un proprio uomo, Salvatore Cucuzza, di contattare Gaspare Mutolo, perché si assicuri che il gestore del bar, che aveva assistito all'omicidio svoltosi sotto i suoi occhi, casualmente cugino del pentito, si astenga da qualsivoglia preannunciata collaborazione con le forze dell'ordine, in danno di coloro che aveva scorto sparare e i cui volti, nell'immediatezza del delitto, aveva dichiarato di ricordare. Era un uomo che aveva degli ideali e per questi ideali era pronto a vivere ogni giorno, ogni momento della sua vita e era pronto anche a morire, perché lui sapeva benissimo, anche se non ne parlavamo, se non avevamo mai parlato, che il suo lavoro poteva portarlo a questo. E quindi era disposto ad affrontare le conseguenze fino alla fine. L'omicidio di Boris Giuliano, come quello di Michele Reina, avvengono non casualmente nel mandamento di Resuttana, quello di Francesco Madonia, legato strettamente a Riina. 10 giorni prima del delitto di mio padre, il marchese fu scarcerato per una presunta colica addominale, mai verificata con perizia dal giudice istruttore. Quello stesso Pietro Marchese, da risultanze processuali successive, è stato riconosciuto tra gli esecutori materiali del delitto di mio padre. Nell'agosto del 1979, un uomo con la barba è seduto su un volo diretto ad Atene e proveniente da Vienna. In realtà, quella è una barba finta e l'uomo si chiama Michele Sindona. Sindona è raggiunto a Vienna da New York, dove è indagato dalle autorità statunitensi per la bancarotta della Franklin Bank. Giunto ad Atene, viene prelevato da Giacomo Vitale e Francesco Foderà e portato via nave in Puglia. Da lì, in auto, si dirigono in Sicilia, a Catania e da lì, ancora, a Palermo, dove viene ospitato a casa di una maestra, la signora Paola Longo, legata alla famiglia Spatola ed amica di Joseph Miceli Crimi, medico di fiducia di Sindona, massone e forse agente della CIA. Ad Angelo Sino viene dato il compito di accompagnare Sindona nei suoi spostamenti siciliani. Me lo presenta Giacomo Vitale. E praticamente... Siete voi due soli? No. Cioè, sicuramente Giacomo c'erano Vitale... Stefano Bontade, Giacomo Vitale ed io. E lei. Poi entrò immediatamente, subito dopo, sia la signora che Miceli Crimi. Miceli Crimi fu in un certo senso allontanato di malo modo, in quanto diceva il Bontade che Miceli Crimi era una spia della CIA. Diceva che era una spia, presumibilmente della CIA, per cui non si fidava molto del Miceli Crimi. Infatti tendeva sempre a lasciarlo al di fuori dei nostri discorsi. Qui Sindona era sparito dagli Stati Uniti oppure no? Lo sapevo dai giornali, ecco. Infatti tutto potevo pensare che Sindona, lo sapevo rapito, si diceva che fosse rapito da organizzazioni terroristiche, ma mai potevo pensare che Sindona era a Palermo e nelle mani di Giacomino Vitale, accompagnato da Giacomino Vitale e Ciccio Foderà, non lo pensavo proprio. Lo scopo del viaggio sindoniano è duplice. Il primo scopo è palese. Sindona sostiene di aver mandato dagli americani per un golpe siciliano che renderebbe la Sicilia autonoma dall'Italia. Uno dei pallini anche di Stefano Bontate, separatista sin dai tempi in cui il padre gli raccontava dei suoi trascorsi nel movimento indipendentista siciliano. Il golpe
sarebbe la risposta all'ormai prossimo compromesso storico. In primis il signor Vitale Giacomino mi disse, dice: Angelo, stiamo organizzando un colpo di Stato separatista, cioè dicevano che se si venivano a creare delle situazioni particolari a Roma, quale l'allargamento, la creazione del cosiddetto compromesso storico, si sarebbe dovuto fare questo colpo di Stato, questa separazione dalla Sicilia, dall'Italia della Sicilia. Io praticamente sono rimasto molto perplesso da questa cosa. Ho assistito a una conversazione tra Calogero Di Maggio e Stefano Bontade, in cui tra il serio e il faceto, ma mica tanto faceto, parlavano di chi si doveva prendere le banche, chi si doveva prendere il Banco Sicilia, chi si doveva prendere la Cassa del Risparmio. Onestamente, per un'espressione. In che senso si doveva prendere? Cioè, praticamente, se questo golpe veniva finalizzato, poi dovevano spartirsi quelle che erano gli enti di maggiore importanza. Okay. E in questa cosa suscitò anche a me una certa ilarità, perché pensando a Calogero Di Maio che voleva la Cassa di Risparmio, insomma, come presidente della Cassa di Risparmio non penso che era il tipo adeguato. Ma il secondo scopo della venuta di Sindona è occulto, nascosto anche a coloro che lo hanno portato fino lì. Infatti, quando io l'ho conosciuto, la prima cosa che lui mi parlò di questo colpo di Stato con un fare enfatico, anche lui era molto eccitato, mi cominciò a dire che finalmente la Sicilia sarebbe stata liberata, insomma, delle cose un poco particolari. Io lo guardai un po' stranito, perché diceva delle cose che per me mi sembravano pazzesche. Però devo dire che in un'altra occasione poi Giacomino Vitale mi disse: sì, colpo di Stato, sa chi subisce a fare questo? Cioè? Cioè praticamente lui metteva in dubbio che la verità del Sindona, cioè quello che diceva Sindona riguardo alla questione del colpo di Stato, lui diceva che doveva avere degli altri fini reconditi. Lo scopo sarebbe quello di far arrivare un avviso ricattatorio ai propri precedenti alleati politici, tra cui l'onorevole Giulio Andreotti, per portare a buon fine il salvataggio delle sue banche e recuperare il denaro di Bontate e degli altri boss, i Gambino e gli Inzerillo. E allora praticamente io lo accompagnavo per una ragione precisa a telefonare. Allora non c'erano i telefoni onnivori, cioè mangiavano solo gettoni. Lui faceva diverse telefonate, quasi quotidiane. La sera c'era un certo orario che, come si arrivava all'imbrunire intorno alle 8:30-9, praticamente lui uscivamo per fare queste telefonate quasi ogni sera. Io avevo provveduto ad acquistare un sacchetto di gettoni che tenevo in una sacca di pelle scamosciata, e porgevo questi gettoni a Sindona man mano che si andava scaricando la gettoniera, che faceva delle telefonate abbastanza lunghe. Erano delle telefonate spesso concitate. Il Sindona era particolarmente nervoso in quel periodo, parlava a scatti, era, diciamo, molto, ma molto, sempre aveva un modo brusco di approccio. Qui queste telefonate spesso erano tumultuose. In una di queste telefonate mi sentii dire: Giulio, tu non mi puoi fare questo. Fui colpito da questa frase. Dopo, quando mi sono incontrato con Giacomino Vitale, che era la persona con cui avevo più confidenza, e la persona che poi praticamente, cioè, era molto a corrente di queste cose,
ho detto: Giacomo, ma chi è questo Giulio con cui a cui telefona? Ma qua è Andreotti. Anche lì sono rimasto un po' perplesso. Lui mi disse che aveva un pensiero. Secondo lui il Michele Sindona era venuto in Italia anche per ricattare l'onorevole Andreotti. Fece accenno allo strumento attraverso il quale il ricatto sarebbe stato posto in essere? Oppure... Accenno preciso no, ma mi fece capire che il Sindona aveva dei documenti molto ma molto compromettenti che potevano creare degli imbarazzi all'onorevole Andreotti. Durante il suo periodo siciliano, Sindona invia il massone e forse agente CIA Michele Crimi ad Arezzo, da Gelli, perché questi faccia pressioni politiche. Ma Gelli si rifiuta e questo incrina temporaneamente i suoi rapporti, non solo con Sindona, ma anche con Stefano Bontate. Gelli è quindi costretto a venire in Sicilia a spiegare meglio la sua opposizione al colpo di Stato separatista. Io sono stato incaricato di andare a prendere all'Hotel de Palme a Palermo il dottore Aldo Vitale, che io trovai nella hall di detto albergo. Non so se era ospite di questo albergo o era lì per incontrare qualcheduno. Il Giacomino mi aveva detto di portarlo a Renda. E arrivando là capì che c'era organizzato un pranzo con finalità di parlare dopo di questa situazione, della venuta di Michele Sindona in Sicilia e della conseguenza di quello che era venuto a fare. Dopo poco tempo arrivò un'altra macchina guidata da una persona che poi io ho saputo chiamarsi Attinelli. Questa persona accompagnava quello che poi mi fu presentato come Licio Gelli, fratello massone. Licio Gelli allora era più giovane di quello che poi l'ho rivisto nelle fotografie dei giornali, aveva i capelli ancora appena brizzolati. Mi colpì la cosa perché portava un occhiale scuro che non si levò neanche quando siamo rimasti a pranzo lì. E praticamente siamo rimasti a pranzo, colazione il giorno, e si cominciò a parlare della venuta di Sindona in Sicilia e dei suoi scopi. Avvicinandomi agli altri sentii dire al Gelli che era una pazzia quella che voleva fare Michele era Sindona, che non potevano assolutamente fidarsi degli americani, non c'era da fidarsi degli americani perché gli americani, non appena raggiunto il loro scopo, avrebbero mandato tutti al mare. Questa è stata la cosa. Invece era molto entusiasta Aldo Vitale. Quindi era favorevole. Era anche un fatto massonico. Sì, principalmente era un fatto massonico. Sicuramente era un fatto massonico. Secondo me c'erano, mi diceva sempre Giacomino, che c'erano stati dei placet da parte della massoneria internazionale. A livello internazionale di massoneria c'era stato: sta bene, andate avanti, la cosa si può fare. Il mondo era provenuto. Massoneria americana. Quindi massoneria americana. Fallito il tentativo di ricatto, Sindona, a parziale indennizzo di quanto avevano perso i boss mafiosi siciliani e americani con le sue banche, è costretto a dare a Bontate la famosa lista dei 500. 500 nomi di altissimo profilo che avevano effettuato operazioni illegali di valuta tramite le banche sindoniane. Una lista
con cui poter ricattare politici e militari esportatori di valuta. Grazie. Commendator Gelli, Sindona le chiese mai informazioni su Joseph Miceli Crimi? Come poteva chiedermi informazioni sulla persona che mi aveva inviato come ambasciatore? Venne e mi disse: io vengo da parte di Sindona e vorrei, mi manda a dire, si fa un grosso appello perché ha bisogno che tu collabori molto di più, che tu possa darle molto di più di quello che non ha dato oggi. E io gli risposi: guarda, che come rappresentante della massoneria americana io ti rispetto, come amico di Sindona ti posso dire che oltre l'affidavit che gli ho già rilasciato non posso darle più a lui, perché quello che io potevo dare gliel'ho dato. Quindi era impossibile che Sindona avesse chiesto informazioni a me su una persona che mi mandava lui. Commendatore, chi le presentò Michele Sindona? Ma non ricordo, per la verità, perché sono passati tanti anni, sono passate migliaia di persone, personaggi più importanti di Sindona, e come faccio a ricordare chi me lo presentò? Tuttavia tengo a precisare che mi presentò Sindona una persona molto onorevole. Il 25 settembre del 1979, verso le 8:30 del mattino, una Fiat 131 della scorta arriva sotto casa del giudice Cesare Terranova a Palermo per portarlo al lavoro. Terranova si mette alla guida della vettura mentre accanto a lui siede il maresciallo di pubblica sicurezza Lenin Mancuso, l'unico uomo della sua scorta che lo seguiva dal 1963. L'auto imbocca una strada secondaria trovandola inaspettatamente chiusa da una transenna di lavoro in corso. Il giudice Terranova non fa in tempo a intuire il pericolo. In quell'istante, da un angolo, sbucano alcuni killer che aprono ripetutamente il fuoco, con una carabina Winchester e delle pistole. Terranova istintivamente ingrana la retromarcia nel disperato tentativo di sottrarsi a quella tempesta di piombo, mentre il maresciallo Leni Mancuso, in un estremo tentativo di reazione, impugna la beretta di ordinanza per cercare di sparare contro i sicari, ma entrambi vengono raggiunti dai proiettili in varie parti del corpo. Al giudice Terranova, i killer riservano anche il colpo di grazia, sparandogli a bruciapelo alla nuca. Lenin Mancuso, invece, muore dopo alcune ore di agonia in ospedale. Lei negli ultimi tempi ha temuto per la vita di suo marito? Sì. Per le voci che le giungevano o per un'inconscia supposizione, per un inconscio timore? Non lo so, ho temuto. Forse sia per l'uno che per l'altro. L'ho temuto, sì. Quindi quando martedì mattina ha sentito, per lei è stata un po' la conferma di questi timori? No, perché non pensavo che fosse una cosa così vicina. Non lo pensavo affatto. Nel 1997 verrà riaperto il procedimento sull'omicidio Terranova, a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo e quelle di Francesco Di Carlo, i quali indicheranno Luciano Leggio come mandante dell'assassinio del magistrato e come esecutori materiali Giuseppe Giacomo Gambino, Vincenzo Puccio, Giuseppe Madonia e Leo Luca Bagarella. Nel 2000 la Corte d'Assise di Reggio Calabria dichiarerà gli imputati colpevoli del reato ascritto e li condannerà alla pena dell'ergastolo. Del delitto Giuliano si occupa il Pool di Palermo e i mandanti vengono giudicati durante il maxi processo a Cosa Nostra nel 1986. Tra i testimoni anche la vedova e il figlio di Boris. Devo dire che in principio è stato anche difficile trovare un legale che ci assistesse, perché ai tempi era certamente molto più facile e anche remunerativo difendere appartenenti alle cosche mafiose più che parti civili. Ad essere condannata è la cupola di Cosa Nostra. In appello ottengono soltanto 3 condanne: Salvatore Verina, Bernardo Provenzano e Filippo Marchese, come mandanti. Per gli esecutori materiali, invece, l'iter processuale è più lungo e complesso. L'accusa a Leo Luca Bagarella arriverà soltanto a metà degli anni 90,
su indicazione del collaboratore Giovanni Brusca. Dirà appunto Giovanni Brusca di aver appreso dallo stesso Bagarella che era lui l'autore materiale del... Mino Pecorelli, Boris Giuliano, Giorgio Ambrosoli, Cesare Terranova sembrano essere omicidi trasversali al rapporto Bontate e Riina, che seppure su fronti ormai opposti, anche se la guerra è per ora sotterranea, hanno un interesse comune: tutelare le proprie casseforti, le quali hanno dei gestori in comune, da Sindona al Gelli, che in Sud America utilizza gli sportelli del banchiere Ortolani, suo alter ego. Mentre con il declino ormai ineluttabile di Sindona si eleva l'astro di Roberto Calvi e del Banco Ambrosiano, nuova meta dei riciclaggi sotto la regia del Gelli, coadiuvato in questa sua opera dal boss Pippo Calò, che per questa sua attività, diciamo di mediatore, verrà ribattezzato erroneamente in seguito il cassiere della mafia, quando invece funge solo da trade union.